ma il Festival Internazionale del Libro di Sigaro di Milano. Siamo ospiti del MUDE, che è un bellissimo posto, immagino che lo conosciate. Lì abbiamo iniziato, questa è la terza edizione, il Festival Internazionale di Poesia di Milano. Ed è stato in qualche modo un sospetto che avevamo della forza incredibile della poesia, che poi si è verificata puntualmente. E posso dire oggi che veramente trovo che il movimento poetico, ma non soltanto a Milano, non soltanto in Italia, ma nel mondo, è uno dei movimenti artistici con più forza e più capacità di vincere le difficoltà che io abbia mai trovato nella mia esistenza. Proprio perché la poesia è la cenerentola dell'editoria, questo è uno dei motivi, ma poi perché poesia è un po', anche andando all'etimologia del termine, ma anche a quello che alcuni poeti hanno opinato sulla poesia negli anni. Pensate, Federico Garcia Lorca decía: poesia è ogni cosa che ci attorna, qualsiasi cosa che ci incrocia la strada, dipende soltanto dall'occhio di chi guarda, la nostra capacità di sentire, non soltanto con la testa, ma anche con la pelle. Siamo al terzo anno del Festival Internazionale della Poesia, 12 e 13 maggio al MUDE. L'anno scorso il tema era il giro del mondo in 80, il giro del giorno in 80 momenti. Quest'anno le città invisibili, perché io sono convinto che noi non viviamo tutti nelle stesse città, per quanto sì, abitiamo a Milano. Pensate che io vengo dall'altra parte del mondo, vengo dall'Uruguay e sono diventato milanese, come siamo diventati tanti di noi. Ma la città in cui viviamo è fatta non soltanto della città tangibile, di quelle che vediamo ogni giorno, ma anche di quelle in cui abbiamo vissuto, quelle in cui vorremmo vivere, quelle in cui, come dire, vorremmo che vivessero i nostri sogni, quelle che forse un giorno riusciremo a toccare col mare. E sono sottratti di città, un po' come le sculture meravigliose che poi adesso ci racconterà. Questo gioco di creazione e al rimodellamento all'infinito, come facevamo quando eravamo bambini, e che poi in qualche modo ci siamo dimenticati, ma che continua a vivere in noi la possibilità di rimodellare il luogo, le relazioni, gli incontri, la realtà che ci sembra a volte invariabile, invece sappiamo che è modellabile a volte la nostra immagine e somiglianza, a volte no, però noi siamo capaci di farlo. Tra le città di Calvino c'è una che secondo me rappresenta Milano, anche se noi abbiamo suddiviso in questo progetto, perché oltre al 12-13 al MUDEC c'è il progetto di coinvolgimento di tutta la città. Sono 9 municipi di Milano e abbiamo a ciascuno di questi dato un nome di una delle città. Per fare questo ho dovuto chiamare degli amici vecchi milanesi, proprio visceralmente milanesi, a raccontarmi le diverse municipi, a raccontarmi Baggio, a raccontarmi Quarto Giaro, a raccontarmi il Paolo Poli che io non conoscevo, mi guarda e che credete mi vale la pena conoscere. Ciascuno di questi luoghi e scoprire delle meraviglie in ciascuna di queste zone. Pensate che Quarto Giaro, che qualche anno fa si parlava come del Bronx di Milano e qualcuno ancora lo fa, oddio Quarto Giaro, è una delle zone, uno dei municipi con più capacità creativa, con più forza creativa, dove c'è una quantità enorme di associazioni che fanno delle cose bellissime. E quello che noi facciamo è questo, creare un grande abbraccio collettivo, incontrarci, conoscerci, come ci stiamo conoscendo oggi. E con l'idea che questo possa continuare durante tutto l'anno. Facciamo eventi in ciascuna delle città e pensate, si sono aggiunti, altro abbiamo chiamato Love Off, perché poi si sono aggiunti anche Novara, Pavia, Brescia, Legnano, e sta diventando questo grande abbraccio poetico e collettivo, e sta diventando veramente un'enorme rete che io spero che possa ingrandirsi sempre di più. Dicevo, la città che rappresenta Milano, secondo me, è Eufemia. Andate a cercarla, leggetela tra le città di Calvino. Dice in grandi linee, quando i mercanti arrivano a Eufemia, ciascuno con i suoi cammelli, il suo carico, e ciascuno poi con la sua idea di
la sera si siedono intorno al fuoco e ciascuno parla del viaggio, dei cammelli, della scabbia, dei lupi. Il giorno dopo ripartono e loro continuano a parlare della scabbia, dei lupi, però non è la stessa, perché nella sera se la sono scambiati intorno al fuoco. Ad Eufemia, la città dove ogni sera ci scambiamo i ricordi e sappiamo che il giorno dopo saranno diversi. E Milano ha un po' queste capacità, queste caratteristiche. Io sono molto, molto onorato di essere ospite di questa manifestazione con questi, e che questa manifestazione sia inserita insieme a tutte le altre all'interno della programmazione del Festival Internazionale di Poesia di Milano. Spero di vedervi tutti il 12 e 13 al MUDEC e spero che, se avete voglia, di lasciarci una proposta. Il festival è fatto delle vostre proposte e non ci teniamo di realizzarle. Grazie. Grazie. Luisa Manera, violinista, giovane violinista molto brava.